Io sono un Romano Amodeo, un Ra che è uno che ragiona, è un ragiona, è l'atteso Giona che ragiona, che usa una mente che non gli mente e non vi mente, perché vi mostra la verità assoluta e non quella relativa. La verità assoluta è quella verità che riconosce veri tutti i principi veri e diametralmente opposti. Voi, con la logica relativa di questo mondo, avete una logica comandata dal principio di non contraddizione, per cui la verità non può essere contraddetta, ma la verità assoluta è proprio quella che è contraddetta. La verità assoluta è quella che esiste tra un 10 elevato a 1 e un 10 elevato a meno 1. Due verità assolutamente opposte tra di loro, ed entrambe esistenti, ed entrambe in relazione tra di loro, tanto che tra di loro esiste una interazione pari alla moltiplicazione relativa, e con 10 decimi abbiamo la verità 1 che prescinde dal 10, che prescinde dal decimo, ma li comprende entrambi nella unità dello Spirito Santo, della stessa verità, che tutto è uno, che siamo in un mondo che è un unico monomio, tutto poggiato sul valore 10 di un Dio che con questa base 10 crea e realizza tutti i numeri attraverso l'intervento solo del 10 che moltiplica se stesso. 10 per 10 uguale 100, ma è uguale alla potenza 10 elevato al quadrato. Un valore 10 elevato al quadrato valido di per sé come priorità, che però è visto in modo relativo, ossia in modo uguale e contrario al processo esattamente opposto a quella della potenza basata sul 10, che è dato dal logaritmo decimale, tanto che noi, vedendo 10 elevato a 2 nel modo uguale e contrario, ossia reattivo, ossia relativo, vediamo il 10 elevato al quadrato nelle forme del logaritmo decimale di 10 elevato al quadrato, il cui risultato è il 2, che toglie di mezzo il Dio creatore e lascia presente solo un mondo visto nei numeri esponenti, che a questo punto, pur essendo parte di un monomio, di un unico prodotto, dato da 10 elevato a 1 per 10 elevato a 2 per 10 elevato a 3, appare scisso nella somma di 1 più 2 più 3, di enti che sembrano indipendenti, separati l'uno dall'altro, che possono intervenire o no nella somma, ma che invece sono assolutamente legati e un tutt'uno nel prodotto assoluto. Questa è la verità assoluta. E la verità assoluta è di uno che, come me, erra e ragiona, perché vi dice: tutti voi avete ragione. Voi siete abituati a credere che avete ragione solo voi, ma vi sbagliate, perché il cervello umano è un perfetto computer e se arriva a certe conclusioni nella sua ragione è perché quella è la giusta conclusione cui si giunge partendo dai presupposti soggettivi. Ognuno ha la sua verità. Voi dovete abituarvi a rispettarvi l'un l'altro
perché quando udite una verità diversa dalla vostra, dovete solo ringraziare chi vi la mostra, perché allarga il vostro piccolo orizzonte, poggiato solo sui vostri valori. Un altro che ha un'idea diversa dalla tua, ti sta portando una nuova verità, che con la tua non è in contrasto, anche se sembra, perché sembrano valori contrapposti, ma invece sono semplicemente concorrenti, concorrenti perché concorrono allo scopo unico, e non concorrenti come la destra e la sinistra che si rintuzzano tra di loro perché concorrono al potere, ossia l'uno contro l'altro. No, dovete concorrere nel senso di un essere due membra di una unica cooperazione. Ecco la verità assoluta che io vi sto portando, e vi porta al rispetto reciproco, sacrosanto, e non all'offesa puntuale, categorica, che mi tocca di ascoltare ogni volta che io accendo la televisione e vedo lotte tra persone che sembrano odiarsi perché non si rispettano. Voi mancate assolutamente del rispetto per le idee altrui, perché vi credete dei padri eterni, che avete ragione solo voi. Invece, vedete, la ragione è relativa. Tu, caro Di Pietro, hai la tua brava ragione, ma è relativa al microscopico mondo interiore che hai dentro la tua anima. È una ragione, sì, ma gretta, miope, assolutamente incapace di vedere oltre il tuo naso. La trave che tu hai nei tuoi occhi è una trave mostruosa, perché hai avuto il compito di essere giudice e ti sei permesso di presentarti ad un giudizio forte del tuo pregiudizio. Secondo te il mondo era lì che girava tutto secondo il tuo ideale? Ma che presunzione terribile! No, amici miei, il mondo è un mondo di tutte ragioni. Ragioni che, una per una, sono una piccola ragione, solo quando sono messe insieme in una sommatoria di ragioni, perché vale questo più questo più questo più questo più questo, allora abbiamo non la somma di ragioni, perché 1 più 2 più 3 più 4 sembra una somma, ma invece è il prodotto 10 elevato a 1 per 10 elevato a 2 per 10 elevato a 3, è una meravigliosa combinazione che combina tra di loro tutta la apparente somma in un prodotto che soddisfa tutti, perché in una moltiplicazione ciascuna delle due parti ha la sua brava soddisfazione. Ecco il mio modo di ragionare, e in che modo, quando Gesù vi disse voi avrete solo il segno di Giona, si riferì a questo segno di Giona, di un Dio verità venuto nelle fattezze di un uomo qualunque, anzi peggiore di ciascuno di tutti voi, che però ha in sé quella verità assoluta totale che abbraccia perfino i valori esattamente inversi l'uno dall'altro. 10 unità sono contraddette dal decimo dell'unità, ma sono accettate entrambi. Allora, se è accettato il bianco e il nero come verità, è vero ogni grigio intermedio. Voi non dovete avere la presunzione di essere solo voi quelli che hanno ragione. L'unico che ha veramente ragione in tutto sono io, perché io non escludo la vostra ragione, anzi la comprendo, ma comprendo la tua, la tua, la tua, la tua, la tua, perché io comprendo l'esistenza di una verità che deve essere sempre contraddicibile, altrimenti non è vera, perché noi siamo in un mondo complesso in cui le verità sono due, uguali e contrarie. In fisica ciò si esprime vedendo la presenza della materia e dell'antimateria.
del magnetismo e dell'elettricità, del positivo e del negativo, di un verso e dell'altro che compongono una stessa linea. Questo è ciò che è vero. Ciò che è vero è quel prodotto tra gli opposti che, moltiplicando l'ammassamento per la sua espansione inversa, porta alla relatività generale cui giunse intuitivamente Einstein, ma che non seppe esprimere bene, perché la vera unità dell'energia è data quando le due forme assunte come massa e come espansione della massa in un'onda, come la materia, la visione del materiale della vita e la visione di onda, quando tutte e due rientrano nello stesso sistema unitario, e il risultato è che si perdono gli estremi che sono materia e antimateria, come materia e espansione totale della materia. Perché l'antimateria che cos'è? È ciò che nega l'espansione della materia. È ciò che sta annichilendo già adesso il mondo e lo sta portando a nulla. Questo è il vero movimento che è in atto nel mondo. Perché moltiplicando azione e reazione, valutate uno o entrambe, però uno più uno e l'altro meno uno, l'interazione è meno uno. Il prodotto tra l'ammassamento e la sua espansione, dando significato di più 1 e meno 1 a qualunque dei due, porta sempre al meno 1. L'universo si sta ammassando e si sta riducendo al suo puro inizio ideale. C'è in atto la devoluzione, ma voi vedete in modo uguale e contrario, perché avete una grave, grandissima trave negli occhi, o peccato originale, di poggiarvi nella visione della vita non sulla cosa in sé, ma in relazione a quella cosa in sé. Per cui, per poter vedere l'evoluzione, dovete avere prima l'esistenza di una devoluzione. Dovete avere la gravitazione universale, il cui effetto reale è che ammassa tutto in un punto ideale senza dimensione, e mentre questo è vero, voi assistete e credete vero il Big Bang dell'espansione, dell'esplosione della materia e dell'elettricità, della luce, ossia delle forme inverse all'antimateria e al magnetismo, che in verità si stanno portando ad uno e stanno già facendo sparire questo mondo. La verità di questo mondo è che Dio sta togliendo di mezzo tutta la creazione, sia nel suo bene sia nel suo male. Dio è l'unico che fa, ma non fa facendo, lo fa disfacendo tutti i disastri fatti dall'uomo in apparenza. Il bene e il male li annichilisce entrambi. È un Dio creatore nel senso di un Dio che annichilisce. Però grazie a ciò, grazie all'assoluta forza che porta tutto a uno in un punto centrale, vi fa apparire che, collocati ciascuno su un punto centrale, possa scegliere di suo arbitrio quale punto della circonferenza raggiungere da lì. È una pia illusione, perché voi, per poter andare a un punto della circonferenza, dovete prima essere venuti proprio da quel punto lì. Il vostro futuro qui è destinato di già, perché non esiste il divenire. È una forma apparente, esiste solo la realtà di un progetto divino. Questa è la verità, ma è un progetto divino fatto tutto a fin di bene, perché ciascuno di voi, un Dio in croce, si liberi da quella croce e ne faccia, da un punto negativo qual è la croce, il punto di una assoluta vittoria sulla croce, come avete visto fatto in Gesù Cristo.